Legalità e questione sociale, rischi e costi dei fenomeni fraudolenti è il tema del convegno che stamattina a bordo della MSC Splendida, l'attracco nel porto di Napoli, ha riunito autorità e specialisti del settore, ai quali non si è potuta aggiungere la presenza del sindaco di Napoli. Intervenire ha sospeso tutti i suoi impegni perché sta seguendo da vicino la vicenda di Salvatore, insomma, che sta in grave condizione, quindi ha sospeso tutti gli impegni pubblici. Dall'incontro di oggi è emerso che il fenomeno delle truffe ha un peso sulla società in termini di costo ripartito sui cittadini ed è aumentato in maniera proporzionale con l'aggravamento della recessione, facendo anche il punto su quanto si sta facendo per fronteggiarlo. Abbiamo presentato un altro disegno di legge insieme agli altri senatori campani del PD che va esattamente in quella direzione, cioè quella di rimodulare le tariffe dell'RC Auto in Campania con una media rispetto alle tariffe nazionali. Esiste poi anche una proposta di legge popolare che è stata già preparata e mandata alla Camera, diciamo il dibattito è molto ampio. Io ritengo che la Campania ha fatto di tutto per meritare la maglia nera, ma adesso la divide anche con altre regioni d'Italia e quindi non può essere un problema solo regionale, ma che dovrebbe essere affrontato a livello nazionale, andando a premiare quelli che sono gli automobilisti virtuosi, anche sotto il profilo degli incidenti stradali, non solo delle truffe, a discapito di chi invece fa un uso disinvolto della patente, della macchina o degli incidenti falsi.